Piangono, toccano il fondo come l'Andrea Doria. Chi lavora non tiene dimora, tutti mutande, non quelle di Borat. La gente è sola, beve poi soffoca come John Bonham. La giunta è sorda, più di Beethoven quando compone la nona. E pensare che per Dante questo nel bel paese, laddove si suona, per pagare le spese bastava un diploma, non fare la starolicona, né buttarsi in politica con i curricula presi da Stalle Riona. Nemmeno il caffè sa più di caffè, ma sa di caffè di Sindona. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi, ma da qua se ne vanno tutti. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi, ma da qua se ne vanno tutti. Buonasera, see you. Stasera abbiamo l'onore e il ritorno del grande Holly Gold. Ciao a tutti. Ci abbiamo Matteo, come mi aveva promesso Holly Gold, grazie, ci è venuto qua a presentare il suo singolo che si intitola Find Again the Light. Senti, allora, siccome ormai ci conosciamo da una vita, Holly Gold, no? T'ho scassato i maroni in tutto e per tutto. Questo singolo per cosa è stato fatto? Allora, questo è un singolo che nasce come progetto a parte, non fa parte di un album, ok? È stato fatto, è nato come progetto di beneficenza. È stata un'ispirazione così. Io conosco da anni dei ragazzi che seguono progetti benefici, che poi magari descriverò meglio, ed è nata così proprio spontaneamente questa canzone che ho deciso di dedicare a loro, e dedicare a loro sia come ispirazione che come proventi. Ecco, questa è la storia in breve di Find Again. Ah, visto, ci abbiamo anche per Davide per perso, cioè invece Beppe Frannu, Abemus, grande. Abemus Beppe. Ascolta, per chi non ti conosce, io ormai ti conosco, do per scontato che ormai tutto il mondo, cioè il pianeta conosce Holly Gold. Chi è Holly Gold? Cioè, in poche parole, c'è un rockettaro. Cantautore rock, mi piace definirmi, sai, scrivo musiche, testi delle mie canzoni, quindi un po' come i cantautori, no? Però con uno stile decisamente rock, anzi che vira spesso verso la hard rock. Senti, mentre Matteo che ti accompagna. Allora, Matteo, lo presento, poi vi faccio parlare. Ciao a tutti. Faccio parlare anche lui. Matteo è proprio un mio caro amico ed è uno dei rappresentanti di questa associazione che si chiama GER, che io conosco da tempo, che si occupa di progetti benefici riguardanti soprattutto i bambini, cioè l'infanzia abbandonata. Senti, io non perderei tempo, farei andare questo singolo che hai portato, dice a See You, abbiamo il piacere di avere Holly Gold! Posso adesso, eh? Oh.
searching for an easy answer to everything that had been. I was drowning deep in some bottle of cheap wine, and the truth was even harder to reach for in that haze of mine. A joke of misery to fight against the light. Was a sparkle in a dream. I was walking the streets down in Medellin when I saw a child begging for what was so obvious to me. He begged for water, he begged for bread. Everything was in my pocket. He just smiled at me to fight against the light. The most shiny smile I'd ever seen, to fight against the light. In those eyes so little blink, Jesus reflects in me. And hope and love. Oh, yeah. We fight against the light. Understanding is always been here, like an angel inside. Vai Giulio, è sempre regia. Buonasera a tutti, sono appena arrivato, un piccolo problemino con la moto che non mi ha permesso di essere qui presente nell'ora. A volte ritornano, Beppe è uno di noi. Bene, abbiamo qui grande. Dai Giulio, su. Quindi come non ti aspettavi? Infatti come non mi aspettavo, perché dietro quell'anima rocchettara dura da rivoltare il mondo, con questo CD, anzi con questa canzone, e il motivo per cui è stata fatta, mi fa vedere un volto da barba papà di Olly Gold. No, è che il problema è che ormai la vera ribellione è fare del bene, non è più fare del male, sfasciare il mondo, poi lo fanno tutti. Quindi dietro quell'anima maledetta invece c'è una persona che si adopera per fare del bene. Questo fa di te una bella persona, mi scoccia dirlo, ma fa veramente una bella persona, gran bella canzone, fra parentesi. E... spieghiamo innanzitutto che questa canzone, i proventi andranno in beneficenza, no? Come abbiamo detto. Sì, vanno a questa Onlus, questa Ger Onlus, di cui vi parlerà Matteo. Che si occupa di progetti molto 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 belli che riguardano l'infanzia abbandonata. Allora, visto che io ho un figlio piccolo, sono sempre stato, cioè da quando poi soprattutto ho un figlio, i problemi dei bambini mi straziano, cioè secondo me un adulto può soffrire, può sopportare, tutto un bambino no. Quindi quando mi hanno parlato dei loro bellissimi progetti che poi Matteo vi illustrerà, mi sono commosso, mi sono sentito coinvolto. Allora, intervistiamo intanto anche Matteo. Ciao Matteo. Ciao Beppe.
e se, presumo che sia il presidente dell'associazione. Sono il vicepresidente. Vicepresidente, esatto. Cioè, manca ancora poco. Un gradino ancora. Presidente, che è una onlus? Sì, Geronlus è un'associazione onlus, sì, di Parma. Sì. Siamo piccolini ma con grandi propositi, ecco, diciamo da così. Da quanto mi dicono, adesso ci darei il nome di questa onlus come Ger. Esatto. Ha una risonanza tematica nell'aspetto religioso, in quanto si chiama Gesù Risorto. Esatto, giusto? Esatto. È stata fondata nel 2005 e diciamo le basi sono proprio di fondamento religioso. Religioso. Esatto. Ecco, ci puoi spiegare sì. Innanzitutto la tua associazione, cosa fate mm-hmm. e qual è questo collegamento tra questa canzone di Oligold e insomma e il vostro... Il vostro pensiero filosofico che vi porta poi a devolvere in beneficenza i proventi di questa canzone. Guarda, proprio in poche parole, l'associazione GER è nata nel 2005 proprio perché il fondatore aveva nel cuore di fare qualcosa per i bambini. Tant'è che è nata anche, diciamo, per sviluppare progetti all'inizio sul territorio locale di Parma. Poi il presidente, appunto, aveva, non so, si sentiva di voler fare qualcosa un attimino un po' più grande e un po' per caso, tra virgolette, come spesso capitano nel realizzare le cose più Matteo, belle. Ti fermo un attimo perché sì. Ti sto facendo andare con le foto proprio dei bimbi. Ah, ok, perfetto. Quindi un po' per caso, diciamo, è nato il primo progetto internazionale della nostra associazione, che era un orfanotrofio, che esiste ancora, a Chennai in India. Ah. Quindi abbiamo sviluppato questa cosa e abbiamo iniziato con pochi bambini, poi la struttura è cresciuta fino ad ospitarne 15 al momento attuale e da lì ci abbiamo preso gusto, visto che insomma allora. Le cose le facevamo bene e con soddisfazione e, abbiamo aperto successivamente un'altra struttura di recupero per bambini di strada, quindi non un orfanotrofio vero e proprio, a Medellin in Colombia e notizia proprio fresca un altro orfanotrofio a Chittor, che è un'altra città dell'India a nord di Chennai, dove abbiamo altre 15 bambini. In Colombia ne abbiamo una ventina, quindi in tutto, diciamo, al momento attuale assistiamo 50 bambini tra India e Colombia. E come le assistete? Allora, queste strutture sono nate proprio su nostra idea. Abbiamo organizzato noi, premetto che non è facilissimo. Funziona come adozione a distanza? Arrivo anche a quello. Diciamo non è facilissimo organizzare le cose dall'Italia, ovviamente per problemi logistici, però diciamo tutto lo studio del progetto è nato qui da noi in Italia, a Parma. Abbiamo ovviamente dei contatti locali sia in India che in Colombia e grazie alle tecnologie moderne tipo internet, Skype e quant'altro siamo riusciti nel tempo a costituire questa realtà. Ovviamente noi ci rechiamo sul posto proprio per visionare di persona come stanno andando avanti i nostri progetti, come stanno i bambini soprattutto, e abbiamo visto che le cose funzionano molto bene. Noi ci occupiamo a 360 gradi del fabbisogno economico di queste strutture. Per chiaro. Cui è tutto a carico nostro, ovviamente, se non ci fossimo noi, i bambini purtroppo non... Avrete dei sostenitori? Assolutamente sì. Tutte donazioni volontarie, ovviamente. Chiaro. Abbiamo attivato sia per l'India che per la Colombia il sostegno a distanza, quindi grazie Giulio per aver introdotto questo argomento, che per noi è una grande fonte di sostentamento proprio per i bambini stessi, proprio perché i sostenitori italiani, diciamo, aiutano i bambini e noi possiamo investire comunque i nostri fondi. Matteo, ti posso disturbare un attimo? Altro che. Ti volevo fare una domanda, no? Per dimostrare che siete poi, cioè, persone serie, quindi chi è all'esterno che ci può, certo. Che ci sta ascoltando e vedendo, può anche andare a Parma presso Geronlus per controllare tutto il lavoro che stanno facendo, anche perché se vi ricordate bene uscì fuori lo scandalo di quell'attore Costa che sfruttava esatto. Il nome per i bambini per mettersi in tasca lui i soldi, cosa che invece la Geronlus non fa assolutamente, cioè, allora, questo ci teneva a precisarlo, no, perché siete persone chiaro, serie, no? Guarda, che uno può pensare che fate del lucro, cosa che non è assolutamente, la malafede c'è sempre da qualche parte, cioè, però... uno può pensare, essendoci Oligold, qualcosa di zozzo c'è, ma invece non è così, cioè. Assolutamente, anzi, allora devo dire due cose, faccio per spezzare Giulio. Volevo far vedere le foto dei bambini, lo so che sei bello, cioè, tutti quelli che ascoltano sanno che io e Beppe sono la bella che è Beppe, la bestia che sono io. Se vuoi intanto far vedere un primo piano alle fotografie dei bambini, mentre che parliamo, noi ci abbiamo già visto a questo punto, no?
sì, potevano fare anche a meno comunque i nostri ascoltatori, quello sì è vero, cioè, però cioè, c'ho l'Eagle del tutto, stanno andando le foto. Ecco, no, volevo per collegarmi al discorso no, che proprio per prima. Fare che siete seri, cioè questo ci tenevo certo. a dire. Allora, considerate che tutti i proventi che arrivano alla GER, noi ovviamente come tutte le associazioni abbiamo un bilancio che è pubblico, cioè non abbiamo niente da nascondere. Alle visioni di tutti? Allora non è ovviamente pubblicata su internet, però ovvio. Diciamo che non abbiamo assolutamente, è tutto alla luce del sole. Certo, per farti vedere che comunque è una cosa seria. Assolutamente sì. I soldi vengono investiti per i bambini. Assolutamente sì, tant'è che da quando abbiamo attivato soprattutto il sostegno a distanza abbiamo proprio messo delle voci bilancio specifiche per questi proventi che vengono poi di fatto girati direttamente ai vari istituti. Tutto quello che viene incassato tra virgolette attraverso le donazioni da GER viene comunque tutto investito nei nostri progetti umanitari. Un'altra cosa importante da dire è che come associazione Onlus non abbiamo dipendenti, quindi tutto volontari. Persona, esatto, siamo tutti volontari che mettono diciamo, quindi a costo zero. A costo zero, loro a costo tempo. Zero. Tempo, risorse. Senti, posso nostre. Farti una domanda, Matteo? Come avete fatto a coinvolgere Holligold? Se ha aderito subito, se ha opposto all'inizio resistenza, se ha opposto all'inizio resistenza oppure se è stato... Allora, in realtà abbiamo dovuto frustarlo un paio di volte perché non voleva... Holligold, io ti coinvolgo, però... Però poi mi è piaciuto che mi frustrano, esatto. Non l'hanno smesso. No, diciamo che Holligold... Holligold l'ho conosco da relativamente poco tempo, qualche anno che ci conosciamo, è stato amore a prima vista, cosa dici? No, Marco? Clamorosamente sì. E quindi no, l'abbiamo, come diceva lui prima, abbiamo parlato con lui, abbiamo condiviso le nostre esperienze in campo umanitario, quello che stavamo facendo proprio operativamente, l'abbiamo fatto vedere anche dei filmati, delle foto che abbiamo fatto quando siamo andati in India, e lui è rimasto diciamo colpito da questa esperienza, tant'è che si è sentito tirato in causa lui per primo. La canzone Find Again the Lights, mi posso permettere, è nata proprio a seguito di un viaggio che ho fatto l'anno scorso in gennaio in Colombia, quando sono andato a inaugurare la struttura Medellin. Gli ho parlato di questo viaggio, della mia esperienza, e lui si è sentito ispirato, e da questo, dal mio racconto diciamo, e da quello che si sentiva lui in quel momento, è nata Find Again the Light, che parla proprio di un'esperienza come se l'avesse vissuta in questa città, a Medellin, tanto che viene anche citata nella canzone. Matteo, guarda, intanto ti volevo disturbare perché quello che dice interessante, e quindi dopo continueremo lo stesso, mm-hmm. ma è il momento musicale, Holligold ci ha portato il CD e quindi abbiamo il piacere di far sentire ai nostri ascoltatori Holligold, grande Holligold, che pezzo ci facciamo sentire Holligold? So long, so long Michael Farewell. La number 3. So long, farewell, I can't believe it's happening to us again. I'm creeping, now we both just can't fly. How many times have I told you that I was afraid? How many times have I told you that I wasn't ready? Same as those magic nights in Budapest when we made love with just one glance. And how many times have I reached for you, finding you there? Sleeping with cold in your body and ghosts in the air. Finding you there.
How many times have you run? Go, il regista è sempre il numero uno. Regista numero uno. Abbiamo sentito Solange del grande Holly Gold. Solange di Holly Gold. So long. Holly Gold, questa è stata per me una delle più belle canzoni del tuo album Wounded Memories. Vabbè, ha fatto solo quella. No, cioè, è stata vero, una delle più belle canzoni. Il fenomeno, no, veramente. Tu questo... non lo sai che Holly Gold sta incidendo. Lo so, io so tutto, lo sto seguendo. È vero, Holly Gold? Stiamo preparando il nuovo album, anzi, siamo già abbastanza avanti. Che presenterai naturalmente qua a CU come da promessa, no? Avevo promesso che la premiere sarà qui e sarà qui, assolutamente. Non solo, cioè io volevo ricordare ormai a tutti quelli che ci seguono da anni, a me e Beppe, cioè che sembra che sono 10 anni che lo facciamo. Abbiamo avuto il piacere di sentire dal vivo Holly Gold, che è venuta a una delle nostre prime puntate e ha cantato tutto il CD che abbiamo sentito adesso, che vorrei, come si intitola, e facciamolo vedere fra parentesi, che è molto importante. Wounded Memories. Wounded. E ce l'ha cantato tutto dal vivo, cioè questo gli ha fatto onore. Poi abbiamo avuto anche un discreto seguito. Senti, ti volevo fare una domanda, Beppe, più che ai nostri ospiti. Ma la Mirka è dalla parrucchiera anche oggi? La Mirka chissà dove è andata. No, Mirka è andata a sciare, Mirka. Ho capito, perfetto. La Mirka è la nostra collega. Senti, che viene qua, che ci dà una sostanza. Ho preso una discussione abbastanza seria. Stavamo parlando dell'associazione che Matteo qua ci sta spiegando. E continuiamo. Cosa dici, Holly Gold? Ci sei? Io ci sono. Perfetto. Cioè... Però, giustamente... È giusto che parli. Ecco, una domanda da fare a Matteo, innanzitutto, che ci stava spiegando come vi siete conosciuti, no? E pensi che in futuro ci possano essere altri tipi di collaborazioni per la tua associazione, con Holly Gold, con la PMS Studio? Magari. Cioè. Magari, anche perché allora questa canzone, Find Again the Light, in realtà, come diceva appunto all'inizio della trasmissione Holly Gold, scusate, è stata scritta per la nostra associazione, tutti i proventi appunto andranno devoluti, anzi è già cominciato a arrivare qualcosa. Assolutamente sì, assolutamente sì. Ho scoperto che è arrivato qualcosa, vero? Vuol dire che questa canzone è stato un impegno notevole da parte sia di Holly Gold che della PMS Studio, che ringrazio pubblicamente, e vorrei ricordare a questo punto dove poter scaricare la canzone, dove? Quindi canali internet, correggimi se sbaglio, quindi iTunes, soprattutto iTunes 0,99 centesimi. Volevo ricordare anche che Holly Gold non è nuovo a beneficenza, perché nonostante la sua etichetta, la PMS, sia una piccola etichetta, cioè, rispetto a tutto il colosso discografico che ci possa essere, sono stati i primi che si sono mossi per il terremoto che c'è stato in Emilia, facendo un CD sempre a scopo benefico. Esatto. E Holly Gold naturalmente è stato fra gli organizzatori. Se vuoi la possiamo anche sentire la canzone. È normale, dopo, naturalmente prima voglio sentire un'altra canzone di Holly Gold solo. Dopodiché farò vedere il filmato di quella canzone lì, dove ci sono anche tanti altri artisti. Cioè, oltre che è stato bello inciderla, perché siamo divertiti. Ma rispetto a te non sono niente, Giulio, cioè, sono degli artisti, ma rispetto a Holly Gold sono dei pipponi. Giulio, comunque molti di quegli artisti che hanno cantato sono venuti qua. Voglio salutare Matteo, l'amico Bartolotti. Anch'io, perché siamo anche amici nella vita. Quindi. Che chiedeva anche di mettere su una sua canzone, ma da quanto so, vero Matteo? L'ha scritto su Facebook questo. A me? No. Sì, non l'hai mica letto. Adesso Matteo ti picchia. Aveva scritto un'altra cosa in realtà. Sì, non l'hai capito. No. La sua canzone. Ah, sì. Voi. Che poi Holly Gold Matteo c'ha una vena artistica, perché anche il padre è uno scrittore. Ha scritto dei libri, fra parentesi. Quindi non so chi è l'artista in casa, se Matteo o il padre. Matteo, secondo me, è un grande artista. Grande, oltre che essere molto umile e semplice, fra parentesi. Però non andiamo fuori dal discorso, cioè continuiamo a parlare di quello. Ma io intanto, innanzitutto a questo punto prendo la palla al balzo, Giulio, e farei sentire direttamente, che tanto si trova da YouTube il Ma io facevo sentire un singolo, perché almeno mi davi in modo di non far casino, di non rompere i maroni a nessuno. Lo so, perché lo so che ancora non sei preparato. Bravo. Non lo sai, voi non lo sapete, ma Giulio si è proposto di fare il regista. Come si chiama quel filmato? Però effettivamente è con me in programma, quindi si è detto no, faccio io il regista, lui ci sta provando, lo ringraziamo, grande Giulio. Beh, come regista improvvisato mi sembra che la sua parte sei partito da egregiamente. Io partivo da meno uno, lui è partito almeno da uno, adesso è arrivato a due, comunque siamo messi bene. Un sogno per ricominciare, questo qua, no? Quello sotto. Sedute e canto.
No, anche perché mi sembrava più giusto che fossimo come noi un'etichetta indipendente, cioè chiaro, che non dipendessimo da nessuno e... Anche, ci divertiamo molto di più, fra parentesi. Comunque, tornando al discorso, cioè, della canzone, cioè, ormai siamo a scopo benefico con Holly Gold, e quindi facciamo sentire anche quello che la PMS ha fatto ricominciare il sogno. E... come si chiama la canzone? Ricominciare il sogno. Cioè, godetevi il filmato con Holly Gold e altri artisti che io e Beppe abbiamo ospitato. Cioè, è stato, sono stati tutti molto carini. Cioè... c'è Matteo, c'è Bruno Valeri. Bruno, abbiamo avuto venerdì, Bruno. Vai Giulio, facci sentire! Il bello della diretta è questa, che quando fai andare le cose naturalmente non vanno, e perché, guarda, nessuno dice, perché voi siete più veloci della canzone che sta andando Holly Gold, e quindi si blocca, capito? Sentite, cioè, mi avete rotto i maroni, cioè, quindi cioè, ritorniamo in diretta, che forse è meglio, cioè, vai... cioè, ci siamo adesso, vai con i microfoni che sono aperti, dobbiamo... Questa diretta è fantastica. Oh, parlate, perché abbiamo, siete voi in diretta. Abbiamo il sottofondo musicale della canzone in questo momento. Sì, solo che si riblocca. A spizzichi e bocconi. Adesso non c'è più. Niente, allora a questo punto io giro la frittata a Matteo e parliamo della sua associazione. Dimmi. Scusa Matteo, Allora Matteo, ultimamente so che nel video di questa canzone, sì, che abbiamo visto prima, sono presenti comunque componenti della tua famiglia, da quanto ho capito. Ma diciamo, la bambina. Ma perché Holly Gold fa parte della famiglia? Matteo. No, infatti Holly Gold, mio fratello, se possiamo dirlo. Questo giusto? È un colpo basso questo. Esatto, me l'aspettavo. No, in realtà la bambina del video è mia figlia, Benedetta, è stato insomma esordito così, quale miglior esordio se non un video di Holly Gold. Holly Gold è una collaborazione. Assolutamente. Ma, Matteo, sì, posso farti una domanda? Cioè, dal momento che mai parlato di Colombia, mi sembra, sì, Brasile e tutti i re... Colombia. Ti sei mai recato di persona là a controllare? Assolutamente sì, lo dicevo prima. L'anno scorso, in gennaio, sono andato a inaugurare io la struttura di Medellin. Sono stato là una settimana, 5 giorni in realtà. Quando faccio questi viaggi sono sempre molto toccato e fuga, anche in India sono andato 2 volte già, e andiamo là io e altri soci dell'associazione proprio per verificare di persona se gli accordi presi poi vengono rispettati, soprattutto per vedere le condizioni dei bambini e se la struttura effettivamente corrisponde alle nostre aspettative. Chiaro. Quindi tutti gli anni noi almeno una volta all'anno dobbiamo andare a visionare personalmente questi operato, esatto, e devo dire la verità che andare in questi posti, chi c'è stato potrà capire cosa intendo, non è proprio andare a fare una vacanza, anzi tutt'altro. Sì, quando sono andato in India, stavo dicendo, una volta andavo a fare una vacanza da qualche parte. Magari no, in realtà non è proprio così, assolutamente. Anzi, il tempo libero è veramente molto poco, e soprattutto sono zone non turistiche. Cioè, noi apriamo questi centri, ovviamente, non dove la gente si può recare in vacanza. Andare a Chennai, per dire, dove nelle zone dove noi abbiamo aperto appunto questo orfanotrofio, sono dei quartieri poverissimi. Considerate che Chennai in India è una metropoli di 6 milioni e mezzo, 7 milioni di abitanti. Quindi una cosa immensa. Ma come avete trovato il posto, l'ubicazione o comunque il luogo per poter comunque lì far beneficenza? Cioè, allora, qual è stata la razza di questa? Allora, noi abbiamo avuto un gancio, chiamiamolo così, con una persona di Chennai appunto, che si chiama John Clement, che tuttora il... John Clement non mi sembra tanto indiano però. John Clement eppure è proprio... è nativo, si chiama così, è nativo. Sapete che là in India, insomma, ha visto anche la colonizzazione indiana, e
scusate, inglese, eccetera. Hai ragione. Quindi può essere che ci siano dei nomi anche di questo genere. È vero. Fatto sta che è nata questa collaborazione con questa persona indiana e tramite lui abbiamo sviluppato la prima struttura, quella di Chennai. Okay. Tant'è che lui è il nostro referente lì a Chennai. Tramite John siamo riusciti a organizzare e aprire anche quell'altra struttura in quest'altra città di Chittor, che è in un altro stato, Chennai nel Tamil Nadu, Chittor in Andhra Pradesh, tramite una persona sua conoscente che anche lui voleva comunque realizzare qualcosa ma da solo non poteva farlo. Allora ci ha messo in contatto e siamo riusciti a organizzare quest'altra struttura a Chittor. Per Medellin la cosa è nata sempre per un'altra circostanza molto casuale. A volte le cose non avvengono per caso. Esatto, a proposito di circostanze. Vi posso dire che il video può andare adesso, quello sei sicuro, Giulio? Finiamo l'intervista un attimo, Matteo. Cioè, vedo Hollywood, serio. Che è successo, Hollywood? Sei mojo stasera? Cioè... Stiamo parlando di cose serie, sto ascoltando e lascio giustamente la parola. È entrato nella parte. Io ho fatto la canzone, però poi in realtà il grosso del lavoro lo fanno loro, quindi giusto così. Dopo, se vuoi, diciamo qualche stronzata. Alla grande. Okay. Che non fai fatica di sicuro. Marco? Aspetta che finiamo, sì. Ci stavi raccontando. No, dicevo di questa struttura di Medellin. Allora, noi volevamo comunque fare qualcos'altro anche in altre zone del mondo. Tant'è che abbiamo dato appoggio anche a un'altra struttura in Africa, di cui magari parleremo dopo, su cose diverse ovviamente. E per Medellin la cosa è nata casualmente perché un nostro amico, sempre volontario di GER, di Vicenza in questo caso, sì, ci ha parlato di un suo amico padre missionario in Colombia, padre Giuseppe Sartori, che magari ci vede su internet e quindi saluto. Questo missionario in India, in Colombia, Medellin, lavorava già con i bambini, però non è mai riuscito a mettere insieme, diciamo, una struttura per poterli ospitare. Okay. Da una telefonata che ho fatto io a questo prete è nato tutto. Dopo un anno di lavoro in completa simbiosi tra Parma e Medellin siamo riusciti a costituire questa casa, che appunto ospita più di 20 bambini a Medellin, ma ha una finalità diversa: non è un orfanotrofio, ma è una casa di accoglienza per bambini di strada. Il problema di Medellin è molto diverso dall'India. In India abbiamo proprio bambini che vivono da soli, abbandonati da tutti. Lì i bambini hanno quantomeno la madre, i problemi sono altri: violenza, prostituzione, traffico di organi, droga, pedofilia, altro che. E quindi il nostro obiettivo lì è togliere questi bambini dalle comune. Le comune sono le favelas, sì, in Colombia si chiamano comuna, toglierli dalla strada e dare comunque un appoggio durante il giorno a questi bambini affinché possano tenersi lontani dai pericoli che possono provenire proprio dalla strada. Quindi raccomando, ragazzi, scaricate da iTunes la canzone perché farete solamente del bene. E visitate il nostro sito www.geronlus.org. E vai Giulio. Che poi non era la canzone questa, si sentire. No, infatti. Però. No. Mi spiace che è un po' così. No, mettetevi le cuffie, ragazzi, su. No, no, cioè io mi preoccupo invece. Oh, ma perché non va? Vabbè, fammi dare in diretta, dai. Cioè, è una cosa allucinante, oh. Niente, è così, oggi andiamo in sottofondo musicale. Questo No, sta andando. Sta partendo? Va. Sta partendo. Thank you.
guardare sempre avanti. Prendi il tuo orgoglio e il tuo coraggio e ti seguiranno in tanti. Siamo tornati e ringraziamo ancora Giulio, DJ regista, che sei sempre il number one della situazione. Number fava sono, cioè. Sta migliorando molto rispetto all'inizio della trasmissione. Sì, sta molto migliorando. Siamo basi un po', ecco, possiamo essere seri, ecco, facciamo così, seconda parte della trasmissione, 3-2-1-0, Holigol, eccoci qua, yeah! Grande! Allora Holigol, sei sempre con noi, ti ringraziamo di essere qua, ma con Matteo. Grazie per l'ospitalità. Raffaele, che ricordiamo sempre, PMS Studio, perché Giulio ci tiene ogni volta che viene grande qua. Grande Raffa. No, ci tengo per il semplice motivo che Raffaele è sempre stato disponibile con molto noi, ci bravo. Ha sempre mandato degli artisti, e quando l'abbiamo chiamato ci ha sempre mandato artisti e bravi. Benissimo. Che è giovane, è uno che crede nei giovani e quindi mi sembra giusto. Perfetto, Bruno Valeri ne aveva 49 anni, aveva Bruno Valeri? 62. Va bene. Comunque abbiamo qui Holigol che, come abbiamo detto, sta incidendo il suo secondo album. Oh yes. E so che in questo momento hai inciso, quante canzoni hai inciso in questo momento? Per ora siamo a 8. Sarà un lavoro lungo, però. Lavoro lungo. Sono tutti, ecco, ci spiega un pochettino come funziona. Che ha sicuramente molti ragazzi che insomma sono nel campo della musica, capire un pochettino come viene fatto in una sala registrazione. E, insomma, il processo di registrazione audio. Sì, certo, volentieri. Allora, diciamo che prima c'è una fase che viene detta pre-produzione, in cui normalmente si suona tutti insieme per arrangiare i pezzi, cioè per decidere la velocità, i suoni vagamente, cosa fa la chitarra, cosa fa il basso, insomma la fase di arrangiamento. Poi si arriva alla registrazione vera e propria. Come funziona? Si incide separatamente. Ah, ognuno per i cazzi suoi praticamente. Sì, detto separatamente, ognuno per i cazzi suoi, esatto. Prima si incide una traccia, perché tutto deve essere a tempo, quindi c'è un metronomo, ti trovi con le cuffie, con una cosa che ti fai nelle orecchie, pip, 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 così proprio, cioè, e tu devi incidere voce e chitarra. E non ti dà fastidio quando canti? No, a me no, magari qualcun altro sì. Ho capito. A chiunque dà fastidio una cosa diversa. Quindi è un lavoro che è un lavoro fatto separatamente, che poi viene tra virgolette unito attraverso un software a questo punto, no? Sì, adesso la tecnologia aiuta molto. Il processo dopo, esatto, si incide di solito la batteria, basso, chitarra, altri strumenti, alla fine la voce, e poi c'è il famoso mixaggio dove tutti i volumi vengono bilanciati e vengono fatte cose che l'ascoltatore medio non conosce, tipo decidere a che punto tra destra, cassa sinistra deve esserci un determinato suono, cose del genere. Una volta fatto il mixaggio c'è un'ulteriore fase che si chiama mastering, dove le frequenze vengono migliorate ulteriormente, cioè ci sono frequenze che magari possono risultare più sgradevoli che vengono eliminate, le migliori enfatizzate, eccetera, eccetera, eccetera. Ma ecco, possiamo sapere innanzitutto il titolo del tuo secondo album, se è possibile? Sì, si intitolerà The Great Divide. Naturalmente ci tengo a precisare che è tutto fatto da te, musica e testi, giusto? Sì, diciamo che la traccia guida, cioè come l'avete sentita dal video dal vivo l'altra volta, è fatta completamente da me. Poi ovviamente a livello di arrangiamenti subentrano Raffaele, che è un mio carissimo collaboratore oltre che produttore, e Lorenzo, il mio bassista, che tra l'altro saluto, che mi sta guardando. Ciao Lorenzo. Sta guardando, ciao Lorenzo. E che
mi ha sempre dato una mano enorme in fase di arrangiamento. Ecco. Di... Senti, a proposito di Olligo, sentiamo qualche cos'altro. Cioè, ci abbiamo qua Olligo, sì. Ci abbiamo un artista con due maroni così. Sì, non Giulio. Ho capito. Però, cioè, mica Bao Bao Micio Micio, certo, c'ho Olligo, oddio. Cioè... Un'ultima domanda che voglio fare ad Olligo è questo. Tu lo sai che dopo il suo primo album, insomma, questo album, il tuo primo album, Wounded Memories, ha avuto, secondo me, un buon successo. No, è andato molto bene. Molto bene anche e soprattutto all'estero. All'estero, diciamo. No, c'è da dire che Bruce Springsteen gli ha chiesto la cortesia, levalo, se no mi rovini, cioè levalo dalla circolazione. Ecco, cioè, il mercato di riferimento in questo momento per le tue canzoni sono soprattutto all'estero, anche perché tu sei la persona che canta in inglese. Sì, ma forse il rock... No, anche perché in Italia è incomprensibile. No, anche perché casomai le sue canzoni è un rock... Specifichiamo estero, che quali posti dell'estero? Cioè... Guarda, soprattutto cioè, i dati hanno detto veramente Inghilterra e Stati Uniti, anche Germania. Cioè, grande Olligo. Grande Olligo. Cioè, tu vai in un bar a Los Angeles e dici: "Oi, hi, hai sentito la canzione di Olligo? So long? Yes, very good." Chissà, spero. No, magari. Veramente, cioè, specifichiamo, cioè, quindi l'album ha avuto un gran successo, specialmente fuori dall'Italia. Sì, beh, grande ovviamente riferito al mercato indie in cui adesso sono, però va bene, quindi... sicuramente non ho venduto come Bruce Springsteen e neanche come Bon Jovi. Beh, chiaro, ma questo... ma nemmeno loro come te. Cioè... Esatto, ma neanche loro come me. Comunque sono sicuro che questo secondo tuo secondo lavoro sarà un lavoro più maturo, no? Di sì. Un lavoro, secondo me, tratto dall'esperienza del tuo primo album, e seguito da... So che le tue canzoni, i testi delle tue canzioni sono delle poesie. Ti ringrazio. Questo lo so, perché chiunque può andarlo a scaricare, può vedere i testi di Olligold, secondo me un cantautore in ascesa. Sì, no. E quanto ci credi in questo album? No, io... tantissimo, no, anche perché voi dovete sapere. Ma non è solo una cosa che dico io, lo dicono tutti gli artisti, il primo album di solito è sempre un riassunto delle puntate precedenti, tu arrivi a un punto, ti dicono ti facciamo fare un disco, tu cosa fai? Hai tantissime canzoni, scegli le più belle, no? Magari una risale a 6 anni prima, una a 2 certo, giorni prima. Certo. Il secondo è diverso, il secondo è tutta è più tuo. Più recenti, no? E quindi in un certo senso probabilmente lo sento ancora di più dentro, perché sono canzoni che sono nate nell'ultimo anno. Senti, del tuo... Vogliamo dire a Matteo un attimino... Del tuo vecchio album, che cosa Matteo. Vogliamo sentire? Almeno mi preparo, vai, perché giusto, voglio... Vai, Scars? Sì, sì, poi è stata richiesta da lui. Esatto, è una delle mie canzoni preferite di Wounded Memories. Diciamoli, qual è? La canzone Scars. Allora, facciamo a CU abbiamo niente po' di meno che... Olligold con Matteo... Scars. Yeah.
Siamo tornati in diretta, abbiamo sentito dal precedente album di Holly Gold Scars, significa cicatrici. No, scarso, non è che è un CD scarso, ma Scars, cicatrici. Sono parole tipo scars, shame, che vuol dire vergogna, l'inglese fa un po'... Giulio! La canzone is a shame. It's a shame, esatto. C'è vergogna. È un peccato. Lei si vergogna praticamente. Talk talk. Quindi il titolo del secondo album, The Great Divide. The Great Divide. Ovvero... Allora, letteralmente significa il grande spartiacque, la grande divisione. In inglese è un qualcosa che indica il punto di passaggio tra la vita e la morte. È un qualcosa un po' dark come concetto. Anche perché diciamo che i tuoi testi, cioè tu sei un... Ecco, specifichiamo anche come sei, cioè sei un rocchettaro... Malinconico. Malinconico. Sì, non sempre nella vita, ma nelle mie canzoni metto in luce l'aspetto... Ma anche romantico, dai. Sì, metto in luce l'aspetto malinconico buio. Malinconico romantico, no, comunque. Un romanticismo malinconico il suo. Assolutamente sì. Senti, cosa ne pensi del nuovo nostro studio? Perché tu eri nel vecchio studio. Lo studio è una, posso dirlo, una figata pazzesca. No, lo dovevi dire, scusami. Una meraviglia. Se no non te l'avrei chiesto. Una meraviglia. Senti un po', quando è che uscirà direttamente l'album? Noi pensiamo maggio, però poi quando registri, allora, la qualità prima di tutto, quando siamo soddisfatti, chiaro, esce. Senti, chi ti curerà la copertina? Tua figlia. Ah, perfetto, grande. Ah, hai già fatto. La copertina del CD di Holly Gold la curerà questa ragazza che state vedendo adesso, c'è in... Perfetto, grande Holly Gold. Ascolta, io e Giulio abbiamo proposto con Raffaele di partecipare in un video della canzone di Holly Gold. No, sì. A parte quello, ti ricordi che abbiamo del concerto di maggio? Concerto di maggio che vorremmo fare un concerto qui in radio con altri tuoi colleghi della PMS. E quindi sicuramente sarà un modo, no? Ci sarà, sarebbe sicuramente una gran bella cosa. Abbiamo ancora organizzato tutto, però sì, abbiamo buttato le basi e Beppe, ne abbiamo parlato con Raffaele che ha dato la disponibilità. Matteo, vero? Volentieri. Quindi stavamo parlando di fare prima un'ora qua in radio con i cinque artisti che poi sceglieremo io e Beppe, di quelli che abbiamo ascoltato. Casomai sarebbe meglio adesso, sicuramente, visto che siamo sotto l'etichetta della PMS Studio, sicuramente sarà la PMS Studio che sceglierà direttamente gli artisti che loro scelgano, sì, con Raffaele poi ci consultiamo naturalmente, anche perché faremo lo spazio prima qua in radio, dopodiché ci sarà musica dal vivo e stiamo parlando dove abbiamo noi i nostri studi, che è in via Brigate Regge, non è il numero che da Beppe c'è, ma è un altro numero, giusto? Sì, ho girato mezz'ora per trovare il nostro studio perché lui mi ha detto un numero 32, in realtà era il numero 29. Questo, grazie Beppe, e non rispondeva al telefono. No, ma l'ha fatta apposta, lui sapeva di tardare, quindi dice io gli do il numero sbagliato, almeno arriviamo insieme. No, è che lui sa che do il massimo in condizioni di stress, allora mi dai il numero civico sbagliato, così quando arrivo poi sono caro. Giulio, visto che manca poco, facciamo ascoltare su YouTube il video della canzone. La canzone Find Again the Light. Ragazzi, ditemelo prima, ragazzi, sì, sì. Non si fa così. No, cioè, il regista si vede così. Ricordando che questa canzone è in collaborazione con l'associazione Olus Ger, esatto. E tutti i proventi scaricati da iTunes e altri siti andranno direttamente in beneficenza. Come possiamo dire? Beneficenza? Andranno direttamente, non solo in beneficenza, ai bambini della Colombia e dell'India. Quindi scaricate questa canzone perché fate solamente del bene. Esatto, considerate che costa 0,99 centesimi con un euro. Con un euro potete... Considerate che con un euro al giorno si mantiene un bambino indiano. Quindi con un euro al giorno, ragazzi. Esatto. Mi raccomando. No. Il nostro regista, oggi abbiamo rischiato di perdere anche l'artista perché Holly Gold si è alzato ed è quasi caduto. Abbiamo rischiato di perdere. L'ho fatto apposta. Intanto che. Allora, riassumendo questa intervista. È molto dinamica, Beppe. Questa serie, comicità, ma comunque ci sta tutti questa intervista. Assolutamente sì. Anche questa. Niente, grandissimi spaccamaroni. La regia è pronta per mandare. Cecchetto, mi può mandare cortesemente la canzone? Che, visto che abbiamo poco tempo, Claudio. Regista. Ma sta andando, ragazzo, calma. Thank you.
somebody loved to cry, and the truth was even harder to reach for in that haze of mind, to fight against the lies. Was a joke of misery to fight against the lies. Was a sparkle in a dream. I was walking the streets down in Medellin when I saw a child begging for what was so obvious to me. He begged for water, he begged for bread. When I gave. Siamo tornati in diretta. Quello che abbiamo sentito è il singolo di Holly Gold che Find Again the Light, disponibile in tutti i music store, soprattutto iTunes, mi raccomando, perché è il migliore. Spieghiamo per cosa è stato fatto. È stato fatto per finanziare coi proventi iniziative eccezionali benefiche di Ger Onlus, che è una onlus molto seria di Parma che si occupa di progetti benefici che riguardano i bambini. www.geronlus.org. Niente, siamo arrivati alla fine. Beppe, salutiamo i nostri ascoltatori, ringraziamo Matteo e ringraziamo grazie Olli. A voi ragazzi, ringraziamo la regia, prego, grazie alla regia eccezionale regia. Applauso per Giulio, Claudiano e Diana. Ciao Claudiano. E adesso lasciamo le colleghe che fanno. Ci vediamo presto. Ciao a tutti, grazie. Ciao a tutti, grazie a Matteo.